Polattisi veramente. No, povero Bersani. Avete visto che Bersani l'altra sera era da Santoro, no? L'avete visto, era nel pallone più totale, povero Bersani, no? A un certo punto ha detto, c'era Tremonti che incalzava, diceva lui, e io ero lì che dicevo, dai Bersani, vai, digli, digli qualcosa. Lui diceva, tra due settimane, aspetta, ha detto, tra due settimane ne diremo delle belle sulla finanziaria. Ma come tra due settimane? Se l'avevi lì, ma diglielo ora. No, no, tra due settimane. Non sapeva cosa dire. No. Poi è successo un altro fatto, perché nel partito qualcuno si è arrabbiato molto, gli hanno fatto un mazzo così, perché ci sono dei massoni dentro al PD e lui non ha preso posizione. Povero Bersani, ragazzi. Possa io essere seppellito nella ruvida sabbia del mare, dove l'acqua è bassa e bersagliato dal riflusso della marea, se dovessi mai violare il giuramento solenne come apprendista massone. Oh ragazzi, siamo pazzi? Cosa ci fate ridotti così? Andate a un ballo in maschera? Non fare lo gnorri! Si è scoperto che nel PD ci sono dei massoni. Porco boia! Parlacene! Prendi posizione! Oh ragazzi, siamo pazzi, pazzi ragazzi, siamo... Che la puoi mettere come vuoi, no? Perché questo... è una locuzione intercambiabile. Oh ragazzi, siamo pazzi? Ma puoi anche dire, oh pazzi ragazzi, siamo... Oh ragazzi, non... ragazzi, lascia stare ste robe qua. Prendi posizione! Oh ragazzi, parlate piano. Parliamo piano un cazzo. Cosa ne pensi dei massoni del PD? Oh ragazzi! Sono arrabbiato. Oh ragazzi, siamo mica qui a stirare i grembiulini col telepass. E se poi non fosse così male, ragazzi, potrei fare la PD2. Se abbiamo il successo che ha avuto quell'altra, oh! Sono gli unici che hanno realizzato il programma. Non fare battute. I massoni li espellete o no dal PD? Oh ragazzi, siamo pazzi. Ma voi siete ragazzi troppo determinati. Oh dai boia, giù, su. E il cartellino rosso diretto mi sembra un po' troppo. Poi noi nel PD di rosso non c'abbiamo più niente. Io a sti massoni del PD ci ho anche telefonato. E cosa gli hai detto? Ma sono andato giù durissimo. Le ho detto, uè, ma sei. E il gran maestro, l'architetto, te cas fuori del partì, a cas nel cu della pedata, te tira una pesata in tal cu che te vede che poi ti fa il gran. E loro cosa ti hanno risposto? Mi han detto, ci vediamo alle 4 dietro il monastero. Ma cos'è? Parlate la stessa lingua? Effettivamente ci sono delle scilimitudini. Scilimitudini. Si può dire... È la... Ci sono delle scilimitudini. Alla doppia accezione. Si può dire, come dire, interpretare o interpretare. Boh. Anche noi, ragazzi, non si capisce mai quando parliamo che diciamo... Non si capisce che quando ci riuniamo non sappiamo cosa abbiamo deciso e la gente non sa che esistiamo. L'unica differenza è che loro tra fratelli si aiutano e voi? Noi ce la mettiamo in quel posto, però è tutto uguale. Ce n'è anche un'altra differenza. Quale? Che voi per essere anonimi non avete bisogno di mettervi il cappuccio. Mi avete ferito. Mi avete fatto del male. Posso avere un violino, per favore? Quando fate così io mi sento come una mortadella senza il suo pistacchio. Sono mica il figlio povero dell'asciugamano senza la morbidente. Oh, ragazzi, pazzi, eh? Oh, io ho la schiena dritta.
gli altri non c'ha neanche la coscienza. Io c'ho addirittura un coro greco. Non lo trovate un altro, ragazzi, che venga a fare un lavoro come il mio? Fatto! Siamo mica qui fatto a raccogliere le tesserine con la pasta matic. Oh, ragazzi, fare il segretario del PD è usurante. Dopo 2 anni ti danno la pensione di invalidità, trovatelo un altro voi che ti prende un incarico del genere. Fatto! No, dico, non lo trovate uno che prenda il mio posto. Già fatto! Oh, siamo pazzi! Oh, 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 oh. Diventato celentano. Siamo pazzi? Ma dove lo trovate uno che si immoli al posto mio? Ragazzi, il segretario del PD non lo vuole far nessuno. Fatto, gli abbiamo detto. Eccolo. Porco boia. Porco boia. Niki, porco boy. La gente che ti vuol bene, cioè. Oh, ragazzi, a me tanti applausi così non avete mica mai fatto. Porco boia. Niki, finalmente sei venuto a salvarmi, ragazzi, questa sì che è un'idea. Te c'è il carisma, sei bravo, allora lo prendi il mio posto o no? Il tuo posto? Il mio posto. Segretario del PD? Segretario del PD. Oh, ragazzi, siamo pazzi? Niki Vendola,